Amici di Horeca News, bentornati. Oggi siamo alla Milano Design Week, l'evento che si tiene ogni anno in concomitanza con il Salone del Mobile di Milano, che si sta svolgendo in questi giorni a Fiera Milano Ro, per parlare con la responsabile del progetto Home e brand manager di Gruppo Cimbali S.P.A. della nuova macchina lanciata proprio in questa occasione e destinata al comparto home e micro business. Maria Vittoria, benvenuta. Grazie, buongiorno Fabio, grazie per l'invito. Allora, ho preannunciato che state presentando nel corso di questa 7 giorni milanese la nuova macchina, la Faemina, un concentrato di design e tecnologia al tempo stesso. Come mai avete deciso intanto di scendere in campo in questo comparto che è particolarmente ricco, se vogliamo, estremamente vasto e nel quale non siete mai scesi, perché Cimbali, che è un'azienda che, ricordiamolo, ha oltre 110 anni di vita con 700 addetti in tutto il mondo, è tra le leader mondiali nella produzione di macchine da caffè professionali. Sì, e in realtà è nel nostro piano strategico. Abbiamo sempre previsto l'entrata nel mondo home. Diciamo che la pandemia non ha fatto altro che accelerare questa decisione. Il nostro obiettivo era rispondere proprio al bisogno di mercato. In questi ultimi anni abbiamo osservato quelli che erano i bisogni dei nostri consumatori, abbiamo studiato appunto quella che era la fetta di mercato ancora non pienamente soddisfatta, e come dicevi sicuramente l'offerta delle coffee machine e Tom è ampissima, e noi abbiamo deciso di entrarci con la nostra identità, con l'identità di un brand professional tecnicamente altamente riconosciuto, che sicuramente può fare la differenza, con un posizionamento molto alto, perché effettivamente richiede l'esclusività del prodotto che acquista, e l'abbiamo voluto fare con Faema, trasformandola appunto in Faemina. Una macchina che è un concentrato di design e tecnologia, come dicevo poco fa. Passiamo allora alle caratteristiche tecniche che contraddistinguono ancora una volta Gruppo Cimbali come una di quelle che, quando fanno una cosa, la fanno davvero bene. Sì, sì. Sicuramente partendo dal design, siamo qui alla settimana del design, la caratteristica principale è proprio il fatto che la macchina sia particolarmente attrattiva. Tutti i designer qui al nostro flagship appena entrano sono attratti dal prodotto e dalle sue linee. È sicuramente un prodotto elegante che ha la capacità di integrarsi in tutti i contesti stilistici, e questo è un grande punto di forza. Ma la tecnologia, Fabio, quella che dicevi, noi siamo riusciti a integrare quelli che sono i tecnicismi, i nostri brevetti, pensiamo all'autosteam, alla possibilità di dare ad una macchina l'autosteam, quindi la possibilità di avere un cappuccino perfetto a casa in automatico, quindi con un automatismo, e la possibilità di dare ai coffee lover la possibilità di farlo da solo, quindi con una lancia manuale. Abbiamo introdotto dei brevetti aggiuntivi, la vaschetta raccoglie gocce regolabile, per dare proprio la possibilità non solo di avere il caffè espresso nella nostra tazzina standard, ma anche la walking cup americana, quindi il caffè lungo. E di conseguenza abbiamo pensato oltre, abbiamo pensato in grande ai nostri clienti che non sono solo europei, non sono solo noi che beviamo il nostro amato espresso, ma anche chi ama il brewing, il caffè infuso, ma in realtà abbiamo pensato anche a quelli che sono gli amanti del tè. Non potevamo pensare a mercati come la UK, l'Australia, dove c'è un alto consumo del tè, quindi abbiamo sviluppato funzioni che garantivano anche la possibilità di avere con un solo touch, un solo tocco, l'erogazione di un infuso, a prescindere da quella che è la funzione di erogazione acqua calda tipica del bar, no? E quindi tutto questo fa sì che la Faemina risponda tecnicamente a tutti quelli che sono i requisiti di una macchina professionale e Tom, ma perfettamente idonea per
lo small business, no? Per chi, per tutti quei business dove il core business non è il caffè, ma ci sono altri business correlati. Pensiamo per esempio alle boutique, quelle più ricercate, pensiamo anche, non so, agli uffici, agli studi eleganti, le sale di attesa. Tutto questo non fa altro che far vivere agli utenti di quell'ambiente l'esperienza di un caffè espresso di altissima qualità. Un po' come al bar, ma a casa propria, nello studio professionale, nella sala d'attesa, nella piccola attività di ristorazione, se vogliamo, un lounge bar con pochi addetti, o anche un numero di clienti che non arrivi ad essere come quello del bar, che necessita di una macchina con altre caratteristiche di tipo professionale, come quelle che realizzate proprio per il comparto professional dedicato al caffè e ai bar. Maria Vittoria, in questa occasione avete lanciato anche un'app per i smartphone. Di cosa si tratta? In realtà è un'app che nasce sicuramente per il pairing con la macchina Faemina, cioè la possibilità di gestire la macchina non solo dal display che caratterizza il prodotto nella parte del Carter Group, ma avere anche la possibilità di gestirla in remoto, settando magari settimanalmente quando si desidera l'accensione della macchina, verificando quelli che sono i parametri. Ma la cosa più importante è che l'app dal nome Bifaema ha una funzione molto molto marketing. Io la definisco veramente uno dei vantaggi più competitivi in termini proprio di app ad oggi presenti sul mercato, perché andiamo a rispondere ad un bisogno di convivialità e di appartenenza al mondo caffè. Quest'app è fatta per i beginner, è idonea per i professionisti e non fa altro che coinvolgere tutti coloro che vogliono entrare nel mondo del caffè, approfondire tutti quelli che sono le conoscenze relative alle differenti miscele, oppure quelle relative agli eventi del settore, o pensiamo anche a quella che potrebbe essere un'attenzione, come poter evitare lo spreco di caffè. Cioè, c'è tutta una cultura che vogliamo condividere con il pubblico, a prescindere se sei proprietario di una Faemina o meno. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere più persone ad essere Bifaema nel mondo caffè. E poi sicuramente il pairing con la macchina è un supporto al prodotto molto molto interessante. Noi abbiamo anche la possibilità di poter lavorare con Alexa, quindi avere il supporto di una voice recognition che ti consente di non di dire Alexa preparami un caffè, ma bensì di farci aiutare nell'erogazione del caffè, nel farci spiegare qual è la temperatura giusta per quella tipologia di miscela arabica, oppure per farci aiutare come si pulisce una macchina del caffè, quindi sulla manutenzione, come preparare un brewing. Cioè, l'app in realtà è un supporto a rendere effettivamente easy to use un professional product per il consumer. Possiamo dire certamente che è l'ultima delle vostre trovate a favore della cultura delle macchine da caffè, dopo il MUMAC, il Museo delle Macchine da Caffè, realizzato in collaborazione con Enrico Maltoni e la sua collezione, con le oltre 100 macchine in esposizione, e la MUMAC Academy, dove insegnate vera e propria cultura del caffè, dall'estrazione alla realizzazione e così via. Chapeau, sì. Complimenti, davvero. Grazie. Facciamo il nostro lavoro con passione e crediamo nel valore del caffè. Beh, io direi che questa passione si vede tutta. Riconosco che siete tra i pochissimi al mondo a realizzare tanto a favore di questo settore, e lo fate anche molto, molto, molto bene. Maria Vittoria, allora, concludendo, in quali altri punti, in quali altre locazioni è possibile ammirare questo vostro piccolo gioiello nei prossimi giorni? Noi ci troviamo nel nostro flagship a via Forcella numero 7, e inoltre ci troviamo da Archiprodot di fronte al MUDEC, che sapete che
è uno dei punti più importanti durante il salone del mobile. Ci troviamo presso Interni SPA a Via Turati e qui potete sperimentare sui vari piani tutte le varie esposizioni del prodotto fino ad arrivare in terrazza, dal piano del cortile fino alla terrazza. E poi ci troviamo da Pedini, a Corso Garibaldi, Pedini Brera, dove appunto sia nella parte outdoor che nella parte proprio interna abbiamo le nostre macchine esposte, fino ad arrivare da Bulltaup, zona Porta Nuova, che è appunto un altro cuciniere altissimo di gamma del tedesco in questo caso. Quindi il nostro obiettivo era quello di incominciare come sempre ad essere presenti a livello internazionale, partendo dal salone fino ad arrivare ai clienti finali worldwide. E io aggiungo che naturalmente per chi desidera maggiori informazioni in relazione a questa macchina, al suo costo, alla disponibilità, dove poterla acquistare, è possibile scrivere a un indirizzo di posta elettronica che potete leggere qui sotto, ovvero info@gruppocimbali.com. Maria Vittoria, non posso che ringraziarti per la disponibilità. Grazie. Per aver dedicato questi pochi minuti al nostro pubblico, che è sempre molto attento quando ci sono cose così interessanti. Noi continueremo a parlare di questa macchina e dei progetti Cimbali attraverso i nostri strumenti Orecanews.it, Orecatv.it, la nostra newsletter quotidiana e naturalmente Il Fuori Casa, la rivista di informazione destinata al food service e agli operatori dell'Oreca. Maria Vittoria Rinaldi, grazie. Grazie, grazie Fabio, buona giornata.